E buonasera, buonasera a tutti, bentornati ancora una volta sul canale di Atleta League. Ma quanto è bello il nostro trailer del torneo, ancora non mi stanco di vederlo. Passiamo subito però alle presentazioni, perché questa è una serata bella densa di contenuti. Quindi saluto e ringrazio Mattia Mingione dalla regia, colui che tutto vede e tutto tocca. In regia, appunto, Nicolò Masini, il nostro art director, produttore esecutivo, che oggi sta lì sistemato in poltrona perché giustamente è stanco, ma vedete anche da lì, dal suo desk, dalla sua postazione, Andrea Buzzao, il nostro redattore eSport, nonché moderatore della chat per tutti voi. Vischio, ma dobbiamo introdurre l'ospite di questa sera, come si conviene ai migliori ospiti delle migliori trasmissioni del mondo. Abbiamo Deugemo con noi, Francesco Lombardo. Ciao Francesco, è un piacere rivederti. Bellissimo, abbiamo già lo stesso peluche in sfondo. Esatto. Questo mi compiace in un certo senso, e poi oltretutto mi dà il passaggio ideale per introdurre l'argomento di oggi. Però nel frattempo ti lascio salutare, visto che ho riempito. No, ma non c'è problema, posso salutare anche dopo, non ci mancherebbe, tanto penso che qualcuno mi conosce, qualcuno sicuramente no, ma comunque mi presento lo stesso, anche perché visto che andremo a parlare di League of Legends, io sono un eSport reporter, mi occupo appunto focus soprattutto di League of Legends, ma non solo, però quello è indubbiamente il mio focus principale. Direi che questa settimana è inevitabile parlare di League of Legends, perché sta per ricominciare la nostra competizione, nel senso la competizione europea. Quella italiana è già partita, adesso tocca finalmente l'Europa, anche perché questa settimana, lunedì, è partita l'LPL, quella cinese, stamattina è partita quella coreana dell'LCK, Nord America è addirittura partito settimana scorsa, quindi diciamo che siamo gli ultimi ad arrivare, gli ultimi a partire, ma ci siamo, finalmente ci siamo. Va bene, saremo gli ultimi a partire, vedremo se poi il livello della competizione europea riuscirà, insomma, a eguagliare quelle le altre, ma insomma Deugemo ce ne racconterà più nel dettaglio. Ovviamente lui ha fatto un'introduzione, una autointroduzione giustamente morigerata. Noi vogliamo metterci il carico da 90, perché ricordiamo che Francesco, come poi abbiamo parlato in una nostra intervista di qualche tempo fa, insomma, rappresenta un po' la conoscenza, tra virgolette, dell'eSport italiano, quindi era giusto e doveroso rivolgersi a lui per andare a vedere come il LEC, la competizione, il campionato europeo, LEC, come vogliamo declinarlo, come si prepara, come ci prepariamo a questo giga evento, che però inizierei a raccontare dall'inizio, cioè dall'ultimo split di primavera scorsa, che è finito. Francesco, ricordami. Più o meno, ora non mi ricordo la precisa, siamo stati comunque più o meno fine luglio, fine marzo indicativamente, ora non ricordo esattamente la data della finale, però il periodo è più o meno quello, sarà stato forse metà marzo, 14 marzo credo, ora vado più o meno a memoria, ma comunque dovremmo essere in quel periodo lì, ripeto, metà marzo, quindi un po' di tempo è passato. E questa è una cosa importante. Un po' di tempo è passato perché nel frattempo si è disputato anche l'European Masters, che è una sorta di, non è una serie B europea, ma è come qualcuno magari può essere abituato al calcio, abbiamo la Champions League da una parte e l'Europa League dall'altra. Ok, il paragone sicuramente non è esatto, non è proprio corretto, ma è per fare un paragone, per far capire che l'Europa League nel calcio non è la serie B della Champions League, perché non c'è un discorso che chi vince le migliori dell'Europa
Europa League, poi vanno automaticamente in Champions League. Solamente da qualche anno hanno messo che la vincitrice va direttamente in Champions, ma è per far capire la differenza, anche perché lì sì, in realtà è una lega totalmente chiusa, e lì sì che, come hai detto tu stesso, ma voglio ripetirlo, si chiama League of Legends European Championship, lo voglio ribadire perché ho già visto su, anche su riviste abbastanza importanti, scrivere tutt'altra roba sul significato di questa LEC, ma volevo solo puntualizzarlo. E, fai bene. Non è detto che le riviste importanti siano sempre quelle più attente, informate. Ci mettiamo Atleta News anche in mezzo, non è... No, ci mancherebbe, no, ma è che è una rivista abbastanza famosa sportiva, e, sai, però quando vai a prendere, a tradurre letteralmente l'articolo della build tedesca, magari qualcosa sfugge, soprattutto se uno non mastica abbastanza, ma sorvoliamo abbondantemente. E da questo punto di vista invece io volevo proprio parlare del fatto che è passato un po' di tempo, l'LEC comunque è appunto una lega chiusa, quindi le squadre sono le stesse praticamente, a meno che non ci sono rebranding o colpi di scena clamorosi, però possiamo già anticipare che alla fine di questo split in realtà, cioè, è importante perché sarà probabilmente al 99%, a meno davvero di colpi di sorpresa pazzeschi, sarà l'ultimo split ad esempio dello Schalke 04, che è, anche qui ancora una volta, collegamenti col calcio, perché lo Schalke 04 nel campionato tedesco, nella Bundesliga, è retrocesso per la prima volta, dopo 30 anni, non era la prima volta che retrocedeva, ma era 30 anni che non retrocedeva in Serie B, e questo avrà delle ripercussioni anche nella sezione eSports dello Schalke 04, che non compete solo su League of Legends, ad esempio centrato la top 4 al recentissimo eFootball Pro di PES, perdendo tra l'altro contro la Juventus. Mi fate dire che la Juventus è campione d'Europa, lo posso dire, cioè almeno qui permettetemi di dire, perché va bene che nel calcio giocato non ce la facciamo, però almeno questa fateci godere un po' su questa. Ma va bene, ho capito che questa sera tra Deugemo e Bischio mi trovo in assoluta minoranza, ma quello che è giusto dire va detto, ovviamente. Scusate, permettetecelo. No, a parte gli scherzi, poi comunque il calcio comunque avrà questa retrocessione, avrà delle ripercussioni appunto anche nella parte eSports, in particolare su quella di League of Legends, perché non tanto perché la squadra di League of Legends sia quella che abbia i costi maggiori, che probabilmente è anche vero, però è quella che puoi rivendere a un prezzo molto, molto più alto. Ricordiamo che lo Schalke 04, essendo stato uno dei team fondatori della LEC, quando è passato al modello franchising, ha più o meno speso nell'arco di 2 anni circa 8 milioni di euro, e adesso, oggi, dopo 3 anni, perché adesso sarebbero a fine split, saranno 3 anni completi di LEC, questo potrebbero rivenderlo addirittura a 30 milioni di euro. Quindi che è una cifra irrisoria in realtà rispetto ai debiti allo Schalke, perché lo Schalke in questo momento ha dei debiti che sono sopra i 200 milioni di euro, però diciamo che per tamponare un attimo, anche per avere magari della liquidità sul momento, potrebbe essere sicuramente importante e interessante, e soprattutto ci dà anche una misura del valore, anche semplicemente di mercato monetario, di un team di League of Legends. Senti Francesco, noi volevamo partire però da appunto il passato split, perché è un po' da lì che ha preso le mosse una nuova era, forse almeno così i commentatori avevano dichiarato, dato verdetto con la finale. Direi che è difficile dire diversamente. Perché nuova era? Perché nell'arco degli ultimi, cioè dal 2013 che esiste la competizione europea di League of Legends, che prima si chiamava ULCS e poi dal 2019 si chiama LEC, solamente 3 squadre avevano vinto il titolo europeo, di cui una squadra, gli Alliance, una volta sola, e poi gli altri titoli, 7 a 8 se non ricordo male, vado a memoria, sono andati 7 ai Fnatic e 8 ai G2 Esports, e quindi fa capire che in realtà non c'è mai stata grandissima competizione, almeno
nella conquista delle finali, perché poi in realtà le squadre in finale sono state veramente tante. 12 squadre sono arrivate a disputare la finale di un campionato europeo di League of Legends, ma solo due sostanzialmente hanno vinto, si sono sempre divisi il piatto, se così vogliamo chiamarlo. Scorso split invece per la prima volta dopo tanto tempo vince un team totalmente diverso, che sono i Mad Lions, team nuovo tra l'altro perché ha fatto la sua comparsa solamente nel 2021, appunto, nel 2020, anche se in realtà è nuovo fino a un certo punto, perché è stato un rebranding dei vecchi Splice. Gli Splice che tra l'altro avevano già disputato proprio loro una finale già nel 2017-18, se non ricordo male, quindi avevano più o meno bazzicato, ovviamente con giocatori quasi tutti diversi. Anche l'altra finalista però, poi era tra l'altro trazio, esatto, e anche questo è il discorso, perché appunto non è tanto chi ha vinto, ma il fatto che le due finaliste entrambe sono totalmente nuove. Per i Rogue era la prima finale in assoluto, quindi era una nuova era da questo punto di vista. Però io ci andrei piano in realtà, cioè sono abbastanza d'accordo con il discorso della nuova era, ma ci andrei un attimo piano sotto questo profilo, da questo punto di vista, perché per essere una nuova era l'era deve durare, non può essere una volta sola e basta, c'è bisogno che tutto questo prosegua. E chiaramente poi andremo a vedere da domani cosa succederà, e da dopodomani, perdonatemi. Dopodomani, venerdì, sì esatto. Non vi preoccupate che Bischio è sempre lì pronto a correggermi e redarguirmi. E, no, vedremo appunto da dopodomani se ci saranno o meno queste conferme. Però nel frattempo anche i Mad Lions hanno fatto hanno continuato in questo loro percorso, a partire dall'MSI, in cui comunque hanno saputo dire la loro. È come se hanno accumulato una certa esperienza anche nel piano internazionale, cosa che magari prima non avevano. Avevano solo in parte, perché comunque consideriamo che ad esempio solamente il mid laner Humanoid è il giocatore che ha sicuramente più esperienza internazionale, è stato ai Worlds 2020, era già stato ai Worlds 2019 con gli Splice, quindi ha tanta esperienza internazionale. Karzi e Kaiser invece, ovvero la bot lane, in realtà loro hanno fatto l'esperienza internazionale solo agli ultimi Worlds e non è proprio andata benissimo, perché non avevano nemmeno superato la fase preliminare. E poi due esordienti totali, o quasi, perché Armut in realtà era arrivato con la compagine, con la squadra, con la vecchia, la sua ex squadra turca, a giocarsi il mondiale. Sicuramente Lioi è stata invece la sorpresa totale di questa squadra, che ha fatto vedere di non essere assolutamente un esordiente, nel senso che anche all'MSI comunque è riuscito a dire la sua contro jungler molto più navigati, perché Lioi era il primo split praticamente da professionista, almeno Armut ne aveva già un altro e mezzo praticamente quasi da professionista in realtà, ma nella squadra turca, e sono riuscito a dire la loro, anche perché qualche distrazione in più forse, però comunque durante il girone del main event hanno battuto gli RNG, che poi hanno vinto il titolo MSI, e all'in semifinale hanno perso ma solo 3-2 contro i Damwon Gaming, cioè hanno portato al quinto game i campioni del mondo in carica, che tra l'altro hanno cambiato solo un giocatore in top lane, è andato via Nuguri, è arrivato Khan, mentre Midlands ne ha addirittura cambiati due. Quindi devo dire che il percorso dei Midlands è stato molto più positivo di quanto in realtà si sia raccontato poi successivamente. Esatto, infatti parlavi anche di cambi a livello di mercato, sia all'interno dei vari team, anche nei team stessi, i cambi di ruolo, e ci sono stati parecchi movimenti anche importanti. Su questo magari chiedo anche l'ausilio di Andrea, ma da te volevamo capire un po' meglio insieme a te come questi movimenti spostano gli equilibri nel campionato europeo, come possono spostarli o come magari no. Guarda, questo è in realtà un grande punto interrogativo, perché
I cambiamenti che ci sono stati non sono stati tantissimi, devo dire, sia, ma più o meno in generale in tutta la scena competitiva. Questo è il primo anno che forse assistiamo a a dei cambi mirati o dei cambi minimi nelle squadre da spring a summer, anche perché molto difficilmente si cambia tanto dopo appena uno split. Più che altro si cerca di mantenere quello che si è fatto prima e magari aggiustare qualcosina. Però il problema è che non sappiamo quanto e se questi cambi possono aver cambiato i determinati equilibri, perché questa volta certi cambi sono stati talmente fuori di testa, inattesi e impensabili, che non hai idea di cosa potrebbe succedere. Io, uno su tutti ovviamente, il caso più eclatante è quello dei Fnatic, che hanno deciso di vendere il proprio jungle self-made ai Vitality e di spostare Bwipo, che era un top laner fino allo scorso split, e di spostarlo in jungle e di prendere un esordiente assoluto come Adam, che comunque ha performato sicuramente tantissimo e benissimo con i Carmine Corp, vincendo squadra francese, vincendo addirittura l'European Masters. Ma ripeto, è un esordiente assoluto, bisognerà vedere se riuscirà a integrarsi così rapidamente nell'arco di un solo split, tra l'altro lo split che porta al mondiale nei Fnatic. E questo veramente, quando è uscito il primo rumor, nessuno voleva crederci perché sembrava troppo campato in aria, e non si capisce se e quanto questa sia stata una mossa veramente studiata o una mossa del tipo non sappiamo bene, cioè non è che non sappiamo bene che fare, perché non è esattamente così che funziona ovviamente all'interno di un'organizzazione come Fnatic, ma un qualcosa per dire proviamoci, vediamo come va, magari può andare bene, visto che non è andata benissimo, anche perché per la prima volta nello Spring Split Fnatic non sono entrati in top 4 per la prima volta dopo 5 anni. L'ultima volta era successo addirittura nel 2016, e proprio in quell'anno i Fnatic non andarono al mondiale, tra l'altro. Però non è chiaro quanto possa incidere. Un'altra mossa a sorpresa, ad esempio, anche lo hanno fatto anche gli SK, che hanno spostato anche qui un giocatore da una corsia in giungla. In questo caso si tratta del support Triz, che è un support che ha giocato benissimo durante la stagione primaverile, durante lo Spring Split, e adesso si ritrova invece messo in giungla e rientra come support il coach. Cioè, un po' come se quest'anno Pirlo a un certo punto avesse detto: bene, scendo io in campo a centrocampo, vi faccio vedere come si gioca. Questa volta Jesic, che è un ex giocatore che era da qualche anno, ormai da circa 2 anni, 1 anno e mezzo, era passato al ruolo di coach e adesso rientra negli SK Gaming, da head coach si sposta e invece diventa support. Guarda, io, se permetti, a questo punto alzerei il dibattito. Girando questa domanda, questo dubbio anche al buon Vischio, ovvero questi cambi sono più un come dice Deugemo, come appunto questa dicotomia, sono più un tappabuchi o delle scommesse, ovvero mettiamo lì il rookies, vediamo se non può fare invece l'effetto opposto, ovvero l'effetto sorpresa. E questa è la prima domanda. La seconda domanda è se effettivamente non avresti preferito vedere Pirlo a centrocampo. Sulla seconda ti dico che forse sì. Per quanto riguarda jungler, sì, per quanto riguarda il caso stretto dei Fnatic, invece io volevo rigirare la palla a Giorgiamo, perché volevo chiedergli, perché si è parlato molto di rinnovo dei contratti, di casi interni, del mancato rinnovo di Bwipo, di Selfmade, quindi hanno messo Bwipo davanti alla scelta di andare in giungla oppure essere benciato, perché comunque puntavano su Adam perché aveva giocato bene nello split dello Master, perché volevano puntare su un talento giovane. Quindi voglio capire, secondo te, che cosa è successo realmente alla fine? Se è successo realmente lo vorrei sapere anch'io tantissimo, e molti, credo, appassionati di collegio se vorrebbero tanto saperlo. Ovviamente noi possiamo ipotizzare anche in base a quello che è uscito, perché tra l'altro questa è stata anche la prima volta che sono usciti un po' di...
ovviamente da capire quanto sono da verificare oppure no, ma è anche sintomo, a me fa piacere, perché comunque è un sintomo di quanto la scena di League of Legends si stia sviluppando da questo punto di vista. È la prima volta che escono rumor su cosa è successo internamente. Non è mai successo, che è stato quasi come se finora League of Legends avesse vissuto in una bolla in cui fosse più corretto e più giusto mantenere una sorta di politically correct, che tutto quello che succede all'interno di una squadra rimane all'interno della squadra e non deve uscire assolutamente nulla, a parte ovviamente qualche rumor su eventuali scambi, vendite o bench di qualche tipo, ma non era mai uscito conversazioni private di un giocatore che diceva che confidava a un altro e che poi questa conversazione veniva pubblicata confidando a un altro. In questo caso parliamo di Selfmade, che già dopo la sconfitta contro lo Schalke, che è costata ai Fnatic l'eliminazione dai playoff dello Spring Split, già gli era stato comunicato che non avrebbe trovato posto lo split successivo nei Fnatic, che, o meglio, lo avrebbe trovato, ma se voleva si poteva accomodare in panchina, oppure lo avrebbero ovviamente aiutato a trovare un'altra squadra in cui andare. Questo si inserisce nel discorso di Selfmade, è anche molto complicato, perché da un lato c'è chi già da diverso tempo fa girare la voce che ci sia un accordo, un preaccordo verbale, solamente verbale ovviamente, con i G2 Esports per il 2022, motivo anche per cui, tra l'altro, Selfmade ha... Come? Tanto che il contratto di Selfmade è Vitality fino a novembre del 2021. Esatto, ma lo stesso era quello dei Fnatic, cioè questa è la particolarità che fa sospettare ancora di più su questo, perché il contratto di Selfmade con i Fnatic era fino a novembre 2021 e lui, come Buivo, in realtà aveva rifiutato il rinnovo. E come spesso succede nel calcio, magari nel calcio succede anche questo, quando tu rifiuti un rinnovo e diciamo che la società, se non ha proprio bisogno di te perché sei un fenomeno, diciamo che tende più a tenerti in panchina piuttosto che a farti giocare. Dall'altro punto di vista, però, quando viene acquistato non si mantiene solitamente lo stesso orizzonte temporale di contratto, perché lui viene acquistato, non è un'acquisizione basta del giocatore basta, proprio è stato scambiato il cartellino del giocatore, cioè i Fnatic hanno venduto Selfmade ai Vitality. E i Vitality gli hanno fatto un contratto, però anche in questo caso fino a novembre 2021, cosa che fa proprio supporre che in realtà per il 2022 Selfmade abbia effettivamente un preaccordo con qualcuno, che poi siano G2 Esports oppure no, ma effettivamente continua ad essere plausibile questa pista, anche se io sono uno dei primi in realtà che non è molto convinto che il profilo di Selfmade sia quello corretto, più corretto per G2 Esports. E poi perché G2 Esports? Perché si vocifera che Jankos, che ormai è in età avanzata, l'anno prossimo potrebbe andare in Nord America a giocare, ed effettivamente forse da quel punto di vista un minimo di cambio, di ricambio nei G2 Esports ogni tanto ci vuole. E perché oramai Ocelot si diverte tantissimo a pescare dai Fnatic? Beh, il meme grandissimo della scorsa off season è che i Fnatic sono la G2 Academy, sostanzialmente. Quindi quando ti serve la prendi dall'Academy il giocatore e te lo metti nel tuo main team. Questo era quello che andava in giro, sostanzialmente. Un po' come il Sassuolo e la Juventus, praticamente. Però lasciando stare questi paragoni, e mi volevo introdurre solo per dire che un po' quello che avete detto potrebbe confermare questa famosa nuova era, ovvero il fatto che iniziano a uscire i rumors o i retroscena all'interno dei team. Vuol dire che cresce l'attenzione e quindi i team stessi hanno l'interesse in qualche modo a che si narrino, a che si raccontino certe dinamiche, perché proprio come avviene nel calcio, sostanzialmente nel calciomercato, sono quelle news che poi possono spostare anche i valori di mercato, no? Quindi mi viene in mente anche questa cosa, e oltretutto potrebbe essere anche una chiave di volta proprio per l'eSport, perché i fan possano sentirsi sempre più vicini ai team. Forse c'è bisogno anche di questo. Deugemio, tu sicuramente da reporter che si occupa di eSport avrai notato, come hai detto giustamente te, la chiusura
spesso al proprio interno delle, di queste società, che non credo che faccia troppo bene al, al movimento. No, infatti questa è un'apertura che secondo me è conveniente per tutti, perché di qualunque cosa si parli, come si dice spesso, la pubblicità, buona o cattiva, è comunque pubblicità. Il fatto che se ne parli, che inizi a uscire dai confini delle stesse squadre, del, della competizione in sé, è utile, serve. E, ad esempio, quando i Fanatic hanno, cioè, o meglio, quando sono usciti i primi rumor sui Fanatic che erano interessati all'acquisto di Adam, che già si parlava di un acquisto da 500.000 euro, e anche lì se ne parla ovunque, perché poi non rimane, non può più essere, quando iniziano ad esserci ovviamente soldi o retroscene importanti particolari, ovviamente non si può più parlare solamente di un qualcosa che può rimanere confinato, ma che inizia a interessare veramente tutti, l'intera scena competitiva. Tra l'altro questo è uno dei primi, ed è un caso, io l'ho sottolineato, è un caso importante l'acquisto di Adam, perché è una delle prime volte in cui una squadra di LEC va ad acquistare, chiede di acquistare un giocatore di una squadra minore nel senso che fa parte di una IRL, cioè di una lega competitiva nazionale. E poi ovviamente magari non ci si è accordati sui 500.000, ci si è accordati per qualcosina meno, ma si parla comunque di una cifra vicina ai 260-280.000 euro, ed questo è anche il futuro delle piccole squadre, perché inevitabilmente le piccole squadre in qualche modo devono riuscire a trovare un guadagno per sostenersi. E anche se tante squadre, io penso anche alle squadre italiane, se iniziano a investire davvero, realmente, sullo scouting, sul trovare determinati giocatori importanti, a dar loro fiducia e a ingaggiarli per un contratto di una durata non semplicemente di uno split come si fa solitamente, ma anche di qualche split in più, nel momento in cui poi giustamente ovviamente arriva una squadra che quel giocatore per te esplode, arriva una squadra che vuole prenderselo, allora li paga, e lì già non te lo vendi a 250, ma te lo vendi anche a 25-30 mila euro, già una squadra di una lega nazionale anche italiana con quei soldi si paga uno split e mezzo, e diventa in questo modo, per fortuna in questo modo, così sostenibile. Esatto, è la sostenibilità spesso del mercato e dell'ambiente che non torna. Ma aggiungo una cosa a quello che hai detto anche tu, che poi mancano anche un po' le competizioni a livello nazionale, perché dove le piccole squadre possono effettivamente fare scouting, andare a trovare i talenti su cui investire, da far crescere e su cui poi fare rientro monetario, in un certo senso è quello che si tenta di fare in varie situazioni, non per portare ovviamente acqua al mulino di amici, ma in quello che abbiamo visto con Atleta League, nel nostro piccolo esempio, può essere una cartina tornasole, cioè la necessità effettivamente di avere diversi anche piani competitivi in cui andare a pescare i talenti del futuro e poi chissà venderli alle major oppure no, ecco. E poi dall'Italia ne sono anche passati tanti di talenti che poi sono arrivati. Abbiamo Shadow, che adesso ultimamente è tornato in auge perché comunque ha già giocato in LEC, ma ha trovato posto anche in una squadra di LPL cinese, e abbiamo avuto Orome, entrambi avevano giocato negli Outplayed, e ora l'ultimo più recente è Two Words, che ha disputato il PG Nationals, il promotion per il PG Nationals, praticamente l'estate, alla fine dell'estate scorsa, anche un po' di più in realtà, perché era per lo Spring 2021 il promotion, non superandolo, quindi non qualificandosi con il proprio squadra, con gli YDN, per il PG Nationals 2021. Eppure lo split dopo gioca con i Sensei Supap, squadra della
dei Balcani e va a fare un'ottimissima figura all'European Masters. Viene notato dagli SK Gaming che lo prendono nella loro Academy che gioca in Prime League in Germania. Oggi, cioè dopodomani in realtà sostanzialmente, giocherà le sue prime partite in EDC perché il mid laner in questo momento titolare è infortunato. E qua ad esempio il merito va a Cam, che è un mio, lo dico volentieri, un mio collega, comunque collabora con tante squadre esports italiane, ma è stato anche uno scouter ed era proprio lui che era andato a trovare, a rintracciare questo giocatore, che nemmeno sei mesi dopo, praticamente, no, più o meno sei mesi, quasi nove mesi dopo, esordirà in EDC. Questa è proprio una... Una riprova del fatto che c'è brace ardente sotto la cenere, va semplicemente scovata, perché poi da lì si possono accendere i fuochi che insomma poi servono effettivamente al movimento italiano, ma direi anche europeo, per crescere, competere poi a livello mondiale. Senti, ma a questo punto io passerei alla parte più delicata, forse. Fino ad adesso abbiamo fatto chiacchiere, te la sei cavata bene, oltretutto conosciamo benissimo le tue capacità e conoscenze, ma qua bisogna andare sul pratico e vogliamo andare a capire quali sono effettivamente i player più importanti, non voglio dire i top, però poi andremo a scovare i top, almeno secondo Deugemo, per quanto riguarda questo LEC. Ti sei fatto un'idea? Sì, no, un'idea me la sono fatta, anche perché, ripeto, molti sono gli stessi. È utile, secondo me, invece andare a guardare chi sono stati magari i propri cambiamenti, perché quelli più importanti, ad esempio... Sicuramente per me, secondo me, uno di quelli su cui puntare, che potrebbe essere una sorpresa, è Nuclear, mid laner dello Shark 04. Ricordiamolo che lo Shark 04 è in fase di mercato, ha venduto per un milione, che qui ha venduto per un milione di dollari il proprio ex mid laner Abedag agli Andre Thieves in Nord America, e hanno promosso direttamente dall'Academy Nuclear. Ora, la cosa che mi dispiace un po' dello Shark 04 è il fatto che hai promosso Nuclear, però poi hai messo in panchina Gidius, un jungler ottimo a volte in passato, aveva avuto sicuramente alti e bassi, anche dei comportamenti non proprio consoni, ma era tornato comunque, devo dire, ad altissimi livelli, anche artefice del quarto posto conquistato dallo Shark 04 agli scorsi playoff. Messo in panchina e resuscitato Kirei, che non vedevamo da un po' di tempo in realtà in giungla. E per quanto riguarda i Fnatic invece, ovviamente Adam è quello da guardare, ma a questo punto anche Buipo, perché lui sostanzialmente, Buipo sarà un esordiente in giungla. Poi in realtà altri grandi cambiamenti li troviamo solo nei Vitality, e qui ci abbiamo... Aspetta però ti fermo perché andiamo con ordine, perché altrimenti poi la regia mi manda le maledizioni. Però prendo spunto dalla chat, perché Fukuru, giusto, significa? Gufo in giapponese. Bene, è della Juve, immagino. Chiede chi sia il top laner degli Fnatic, e quindi ne approfitto per iniziare a parlare di top laner. Ok. E vediamo quali sono, qual è la selezione dei 5 top laner di Vischio, i quali secondo lui potrebbero essere i migliori. Vediamo se sei d'accordo. Vediamo, perché vai. Io ho pensato, i top laner ovviamente quelli da guardare per forza saranno Wunder, sicuramente, Odoamne. Degli? Wunder dei G2, Odoamne dei Rogue, Armut dei Mad Lions chiaramente, Adam ce lo metto non per tifo, ovviamente non per tifo, e poi anche SLT, che viene anche lui dallo Master.
È vero, viene anche lui dalle U-Masters, ha giocato nei Big, una squadra tedesca, però secondo me da questa potrei essere anche abbastanza, cioè diciamo che come 5 ci può stare, ma secondo me non può non esserci nella top 5 Broken Blade, perché ha fatto vedere davvero di essere un signor top laner lo scorso split, in particolare nei playoff. E si merita secondo me di stare davvero in, in top 5. A questo punto però chi è che andremmo a, chi è che si dovrebbe andare a togliere? È un po' complicato, perché in realtà inevitabilmente, cioè, Armut, Doan e Wunder non possono essere tolti, e quindi deve andare via uno fra Adam ed SLT. Ed è difficile decidere fra loro due, perché a parte che sono entrambi francesi, quindi si giocheranno il posto direttamente a Parigi, credo, ma che arrivano in due team in realtà quasi del tutto nuovi, perché Fnatic hanno jungler nuovo, perché Buipo l'hanno spostato appunto dalla top alla giungla, e mentre SLT entra in un team in cui invece hai un nuovo jungler, un nuovo mid laner, hai conservato solo la bot lane con Crownshot e Labrov. Quindi diventa complicato scegliere. Ora, se io dovessi basarmi su quelle che possono essere le aspettative del team rispetto a quelle del giocatore singolo, forse punterei più su Adam all'interno della top 5. Quindi SLT no, ma Broken Blade sì. Sì. Okay. Secondo me, se io ti chiedessi Broken invece Blade di fare una tier list completa, non so se la vedi. Ok. Completa, cioè, abbiamo sempre dei primi 5 però in ordine. Sì. Abbiamo tier S, per tier A, me tier B. Allora, guarda, io sinceramente metterei Armut e Odoamne in tier A. Cioè, per me in altissimo ci sono Armut e Odoamne. Armut è anche un pelino sopra, perché anche all'MSI in Season Invitational contro gente del calibro di Khan o di Xiao degli RNG ha veramente performato in maniera ottima. Non è quasi mai andato sotto di troppo, e insomma la top lane non è mai stato un problema per i Mad Lions, ed è davvero un signor giocatore. Armut è quello che sta in cima su tutti. Poi viene Doamne, poi secondo me viene Broken Blade, che Broken Blade, se fosse in un team leggermente più forte, avrebbe sicuramente molto più valore anche a livello oggettivo da parte di chi segue League of Legends. Subito dopo metterei Wunder, perché comunque quarto posto, ma sì, perché Wunder comunque non è quel giocatore, il giocatore ti fa sempre la cosa giusta al momento giusto, ma comunque non è quel giocatore che ti fa lo spettacolo, che ti fa stravincere una lane, non è assolutamente aggressivo, ma si sa difendere benissimo, sa sempre fare la cosa giusta al momento giusto, ma non è un fuoriclasse, ecco. Dopo Wunder metterei Adam, quindi la classifica sarebbe Armut, Odoamne, Broken Blade, Wunder e Adam. E se invece potessi mettere in una stessa categoria sia Armut che Odoamne che Broken Blade, proprio a livello di tier, come ti comporteresti? Ti sta più sopra, dici? No, mettiamo che possiamo mettere sia Armut che Odoamne in tier S. Broken Blade lo mettiamo un gradino sotto. Perfetto. E Wunder un gradino sotto a Broken Blade? Sì, un gradino sotto a Broken Blade, sì. Okay. Esatto, direi che così ci può stare. Ok, e così considerando rimangono 5 top laner, chiaramente. Però le fasce sono quelle. Come li affiancheresti? Allora, no, se devo prenderle tutti, se devo prenderli tutti i giocatori, allora diciamo che in questo caso va bene. No, allora in questo caso, allora, perché Armut rimane in tier S, ma in tier A andrei a mettere Odoamne e Broken Blade. E Wunder, allora a questo punto Wunder, se devo stringere un po' di più, lo devo passare necessariamente insieme ad Omni e Broken Blade. Subito dopo in tier B vengono Adam e chi? È un problema, mettiamo, io direi Adam ed SLT. Mi fido di più di questi due esordienti che degli altri rimanenti. E poi gli altri tre, Genax, Kryze e White Knight, li posso mettere
si possono mettere tranquillamente insieme. White Knight forse ancora, se c'è un altro tier più sotto ci metterei White Knight. A noi avevamo mantenuto un ultimo tier come i rookies da seguire, da tenere d'occhio, ma li ha messi entrambi in tier B, quindi no, perché secondo me allora c'è anche, è anche successo, anche succedendo che comunque il livello massimo delle competizioni europee, cioè delle squadre che competono nelle competizioni europee, è molto vicino ormai ai bottom team della LEC, a volte anche superiore. Cioè un team come Carmine Corp, che ha vinto l'European Masters, probabilmente non arriverebbe decimo alla LEC, ma arriverebbe sesto, settimo, ottavo. Quindi cioè, è un livello che già è superiore agli ultimi due, tre team della LEC. Però qui li abbiamo posizionati tutti tranne uno, che forse ti sta dimenticando. Che ho dimenticato? Irith, dimenticato, c'è Irith, scusate. Cioè, che poi sarebbe bello vedere anche aggressivo ogni tanto giocare. Irith, no, Irith lo mettere insieme a Kryze e Jennax. Ok, abbiamo la nostra tier list adesso. Bene, quindi abbiamo una tier list dei top laner. Credo, a quanto pare, da quello che ho capito, la chat anche si trova molto d'accordo con voi. Quindi è bello quando c'è assoluto accordo tra chat e commentatori. Però ok, abbiamo fatto la top lane, siamo al primo di 5 ruoli e passerei quindi subito ai mid laner che insomma... No, no? Faccio più o meno la stessa cosa. Adesso quali sono i secondi? In scaletta? Sì, la giungla. Ah, facciamo la giungla. Vabbè. Va bene. Vado di jungler. Prima voglio sapere ovviamente quella di Vischio, ci mancherebbe. Vuoi sentire la mia? Ma certo. Certo, così mi faccio influenzare. Io tengo Armut in tier S sicuramente. Però siccome sono innamorato di Odoamne, ci tengo accanto a lui Odoamne. Ok. In tier A metto Broken Blade e Adam, perché sono molto curioso e penso che possa fare tanto bene. Mm-hmm. Così Wunder lo metto in tier B insieme a CLT. E poi il resto penso che tier C e tier D li terrò come li hai messi tu. Quelli direi che c'è poco da fare. Mi dispiace per White Knight davvero, però League of Legends, lui a White Knight è stato un giocatore fortissimo delle ULCS 5-6 anni fa. Nel frattempo, almeno per quello che ha fatto vedere quest'anno, nello scorso split, sembrava fuori dal League of Legends moderno. Non mi è proprio piaciuto, non è piaciuto in generale, non solo a me ovviamente, ma non è piaciuto in generale a nessuno. Kindred Max invece già coglie i sentimenti di Vischio, che è fanboy e... Non può farne a meno. A questo punto siamo curiosi di sentire la tua top 5 dei jungler, Andrea, così anche Francesco si fa un'idea, si fa influenzare. La tier list dei jungler. Allora, per me sicuramente Elioia tier S. Rookie dello split, ha fatto vedere tante cose, tante belle cose. E accanto a lui non posso non metterci Selfmade, che secondo me è stata una grossa perdita. Per i Fnatic, chiaramente. Un gradino più in basso ci metto Inspired. E insieme a lui ci metto anche Jankos. E poi... Pensiamo così. Tritz. Sì, Tritz. Mi viene il nome. Razork. Ok. Razork lo metto in tier B. E Buipo insieme a Buipo. Bravo, perché la vera domanda qui è: ma dove vado a mettere Buipo? E Buipo dove lo metti? Non sappiamo nulla di lui, è quello il problema. Può stare sappiamo in, che ha in giocato un po' di campioni. Sì, mettiamo direttamente qui, è meglio. Allora, tocca a me? Tocca a te. Vai.
Guarda, io beh, in TRS sicuramente ci vanno. Ci vai Lioia perché è stato troppo forte, troppo determinante, soprattutto negli equilibri della squadra. E nessuno è stato al suo livello. In Tierra metterei sicuramente Inspired e Jankos. Poi nel B. No, è anche Inspired, Jankos e Razork, perché Razork, se fosse anche lui, se fosse un altro team, potrebbe far vedere molto di più di quello che realmente è, perché ovviamente dei tempi di gioco veramente fantastici all'interno della partita. In DRB a questo punto metto Selfmade, semplicemente perché abbiamo visto, poi non so se magari nel frattempo è migliorato, ma abbiamo visto che Selfmade è troppo dipendente dal meta, dal tipo di pick, di stile, di strategia che in quel momento il team va a giocare. E lo abbiamo visto con i Fnatic in questo Spring Split, perché le sue prestazioni sono talmente crollate praticamente quando i Fnatic applicavano un'altra strategia che non era incentrata su di lui, o quando in un determinato momento il meta non era esattamente quello a lui più congeniale. Jankos l'ho già detto, non Sì, mi mi sentirà. ricordo. Sì. Ok, quindi in B ci vanno Selfmade. A questo punto Buipo, diamogli fiducia in qualche modo. E secondo me possiamo mettere anche Triz. Possiamo mettere anche Triz perché, nonostante sia uno swap, quindi venga dal support, però in realtà il ruolo di support è quello più vicino al jungler. È quello che ha sicuramente più visione di mappa ed è soprattutto un giocatore giovane che quindi può adattarsi più facilmente e più rapidamente anche a un altro ruolo. A questo punto siamo in C, se non sbaglio rimarrebbero Zanzara e Kirei da mettere Sì. in C e Dan da mettere in D. Dan non mi ha proprio convinto, sinceramente. Non l'ho neanche messo a Dan. Non c'è proprio Dan. No, ecco, scusa. Dan in D? Dan in D, sì, tra l'altro si chiama Dan, è la D di Dan, quindi non possiamo fare diversamente, Giusto. così. Bene, nel frattempo nella chat qualcuno propone un rank meme per Buipo. Però io non voglio essere così. Tra l'altro ho Addirittura messo da lo stesso meme? rank, ma ripeto, cioè non sappiamo che effettivamente dove potrebbe arrivare. Potrebbe essere un tier S, potrebbe diventare come un tier D. Per questo l'ho messo in mezzo, cioè ho cercato di fare una media, ho detto di quello che potrebbe accadere, di quello che potrebbe capitare. Allora lo andiamo a mettere in mid, cioè in mid nel senso nella media della tier list, e lo piazziamo là e vediamo cosa succede. Tra l'altro ho messo nella stessa tier list, cioè almeno nello stesso rank, il nuovo e vecchio jungler dei Fnatic. Quindi per Quindi capire non la cambia stagione niente. disgraziata che hanno avuto, che spero ovviamente che non riavranno, ci mancherebbe. Quindi abbiamo la tier di Deogemo per quanto riguarda i jungler, Possiamo passare alla mid. possiamo dirlo ufficialmente. Noi questa ce la salviamo perché ovviamente poi Chiaramente. andrà tutto verificato. E quindi possiamo passare alla mid lane. Vai, Vischio, sparaci i tuoi top 5. Ai miei top 5 per la mid. Io metto sicuramente Humanoid. Insieme a Caps, chiaramente. Con Caps anche prima di Humanoid, se si può. Poi sono molto 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 incuriosito da Nukeduck, che dopo uno split fermo, secondo me, con nuovo team può fare qualcosa. E accanto a lui ci metto anche. No, lui no, decisamente. Mi sto dimenticando. Larsen. Nischi lo metto appena sotto. Sei convinto, Teugemo? Ti convincono i primi cinque? Insomma, no. Non del I primi 5 no, 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 i primi 5 no, sinceramente.
Io metterei in tier S, metterei sicuramente Caps e Larsen. Humanoid lo metterei un tier più giù, semplicemente perché Humanoid è un mid laner che ha bisogno del proprio team. Comunque per eccellere, per brillare, ha bisogno del proprio team. Non è un giocatore che riesce a fare molto da solo, mentre Larsen e Caps da questo punto di vista secondo me sono molto più attrezzati. Quindi Humanoid andrebbe in tier A. In tier A metterei anche... no, metterei Veteo, che mi è piaciuto tantissimo nello scorso Spring Split. Hanno, perché i Misfits nello scorso Spring Split comunque hanno fatto un finale di stagione veramente ottimo, hanno quasi sfiorato l'accesso ai playoff, che avrebbero secondo me alla fine meritato se avessi considerato solamente parte della stagione. E quindi ci sta, cioè ha mostrato di essere, nonostante il team in cui è, ha mostrato di essere un mid laner veramente con i controfiocchi. E in tier B metto tranquillamente Niski, lui sì, insieme a Magi Felix. Mentre in C vado a mettere Leader. Anzi, Leader lo passo in B. Leader in B. E in C in realtà praticamente vanno Nuclear, che è un esordiente, però buon giocatore, ma il mid laner è più complicato che essere un top laner all'LC. Vado in D invece, vado a mettere Two Oils, e mi dispiace, ma in D vado a mettere Nukeduck, perché Nukeduck secondo me, come White Knight, non è più un giocatore, magari mi smentirà alla grande, ci mancherebbe, ma non è più un giocatore per il League of Legends moderno che noi stiamo andando, a cui noi ormai assistiamo, che è molto più complesso, molto più dinamico, più veloce anche come i ritmi di quello che si giocava quando c'era Nuketak, nel momento in cui Nuketak ha brillato. E tra l'altro non mi spiego assolutamente perché gli XL abbiano voluto dare questa chance a Nuketak e togliere Cecolad, che invece era stato uno dei migliori mid laner dello Spring Split in assoluto. Senti, ma invece prendo spunto dalla chat, perché c'è Kindred Maxi che è sempre sul pezzo, dice Larsen lo vede troppo dipendente da Azir, ma questo è ovviamente un suo parere, noi lo rigiriamo ovviamente a Deugemo. Diciamo che con Azir sicuramente fa il fenomeno, questo è indubbio. Però è anche vero che ha dimostrato anche con LeBlanc, Orianna, ha dimostrato anche Lucian poi nelle ultime settimane, ha mostrato di essere comunque, di sapersi adattare ad altri pick e soprattutto di saper cavalcare il meta. Lui non si fa problemi, se il meta cambia lui cambia il proprio pick senza problemi, si mette sempre a disposizione della squadra e riesce a fare esattamente quello che la squadra gli chiede, molto più secondo me di quanto riesca a fare Humanoid. Se il team è indietro, lui soffre davvero tanto. Se non riceve risorse dalla giungla, nonostante abbia fatto una spettacolare solo kill contro il mid laner dei Damwon Gaming al Mid-Season Invitational, però è stato più Showmaker. Non dico un caso, cioè, però è stata un'eccezione piuttosto che la norma, ecco. Bene, bene, fa piacere che Vischio vada a precisare. Showmaker, volevo ricordare il nome, non per altro. No, no, è giusto. Showmaker, sì, scusami, sì. Ogni tanto io ho dei vuoti mentali, cose che so benissimo. Niente, vanno via e non tornano più. Quelli ci accomunano un po' tutti, Francesco. Non è la vecchiaia, ora so che siete sicuramente più giovani di me, ma comunque vi posso dire che è la vecchiaia. Fuguru invece, sì, vabbè, io questa mi è uscita proprio alla siciliana quasi. Però dice: visto il meta dei mid laner attuali, quale giocatore potrebbe trarne più vantaggio? In realtà è tutto da vedere, nel senso che comunque il meta attuale è leggermente diverso da quello
delle MSI ad esempio, perché abbiamo due nuovi pick che sono anche dei due nuovi power pick, perché abbiamo Gwen e Viego che finalmente possono essere giocati e piccati, e questo sta cambiando tantissimo il meta, perché stiamo vedendo in questo momento, ad esempio ho visto poco fa che alla prima partita di questa sera del PG National è stato piccato in mid lane anche Kyle, ma si sta piccando tantissimo Lulu, Orianna. Ora questo significa che con Viego e Gwen ad esempio si vanno a anche se Gwen la vedremo molto più spesso top piuttosto che mid, ma si va a preferire l'aggressività. Quando si parla di aggressività, i nomi che mi vengono in mente non sono Umanoidi, non sono Larsen, ma sono non sono Niski sicuramente, ma sono Caps e soprattutto Leader. Leader è famoso, anche il suo Zed è famosissimo, per essere uno dei mid laner più aggressivi che ottiene un risultato con quei pick. Un po' meno Magi Felix, decisamente no Nukeduck. Quindi tra se devo pensare leader... a due nomi... Sì. Leader diventato famoso anche per aver giocato solo assassini durante lo Master. Esattamente. Quindi se devo pensare proprio non, nemmeno il primo nome che mi viene in mente non è ma nemmeno Caps appunto, ma è Leader. Se devo pensare all'aggressività, qualcuno che può giocare o una Gwen o può giocare un Viego o Lee Sin ad esempio, anche Lee Sin che è ritornato in auge sia per la top lane che per la mid, se dovessi andare a giocare o un top lane, un mid laner come Lee Sin, è al Leader che io penso, qualcuno di aggressivo con la D, di aggressivo con la D. Infatti far giocare un mage al Leader sarà, penso, probabilmente un'impresa, ma riusciranno ovviamente a trovare la quadra. Dall'altra parte però, proprio perché da questo punto da questo lato si gioca aggressivo, dall'altro lato io mi devo andare a prendere un pick più conservativo e che mi mantiene quasi più supportivo, che può essere, si sta giocando oltre Lulu ad esempio, si sta giocando tantissimo Karma, che è praticamente il suo corrispettivo. Prendi Lulu, prendi Karma in mid se vuoi andare ad avere un mid laner più supportivo, e lì si trovano benissimo Humanoid, Niski, Larsen. Quindi c'è questo bilanciamento che potrebbe favorire da un lato quelli più supportivi, la stessa Seraphine magari, dall'altra quelli più aggressivi. Via di mezzo Orianna, ma Orianna la sanno giocare un po' tutti, quindi lì non c'è nessuno che ne trae vantaggio o svantaggio. Bene, bene, quindi abbiamo la nostra tier list di mid laner, possiamo tranquillamente passare agli AD Carry. AD Carry o support? Dove preferisci? Teniamo per ultimo. Benissimo, benissimo. Allora andiamo con gli ADC di Vischio. Andiamo con gli ADC di Vischio, che ovviamente di parte mette subito al primo posto Reckless insieme a Karzi. Non me lo sarei mai aspettato. Ovviamente. Insieme a Karzi. E tengo un gradino sotto Upset e Ansama insieme. E ci metto anche Kobe, che secondo me ha fatto vedere poco, ma può far vedere ancora molto. E tutti là, quindi? Tutti là. Gli altri li faccio mettere... Gli altri vedremo che ci dice Francesco. Allora, io invece un po' scombino le carte, perché io i due di Gary mi sono piaciuti più di tutti, e secondo me hanno solo imparato dal continuare a giocare. Secondo me, per me sono Upset e Ansama. Upset e Ansama vanno messi in tier S. Io sono un Reckless fanboy tutta la vita. Anch'io. Però chi mi fa davvero impazzire, nel senso che fa le giocate, che fa il fenomeno, non è Reckless, ma sono Upset e Ansama. E in tier A, anche se teoricamente sarebbe vedi un tier l'imparzialità A più... del reporter, sì, Vischio. Esatto. In tier A metterei Reckless insieme a Karzi. E subito dopo, scendendo quindi in B, vanno Crownshot. Abbiamo Crownshot e Kobe. Mm-hmm. In C andrei a mettere Crownshot, Kobe e Neon. Stavo dimenticando Neon dello Shocker 04. Mi ha fatto veramente impazzire, mi è piaciuto tantissimo. In C, niente Patrick. Invece, come? Niente Patrick, quindi. Patrick no, Patrick assolutamente non mi ha convinto, non ha convinto in generale. Io Patrick lo metterei in C insieme a... In C. Jeska.
Indy direttamente andrei a mettere, se non ricordo male, sono rimasti solamente Jisoo e Jeskla. Mm-hmm. Se non ricordo male, sì, Jisoo e Jeskla, sì, che vanno direttamente in D. Tutti e due. Tutti e due, sì. Beh, questa mi è sembrata proprio andare dritta come un fuso. Non ha avuto dubbi, non ha avuto neanche remore a cambiare la tua classifica. Non mi spavento, no, non mi spavento del flame, assolutamente. No, perché sai, il Lady Carry è anche un ruolo difficile da giudicare, perché comunque è un ruolo che fino al 18esimo-20esimo minuto non ha gli strumenti per fare nulla. E quindi va giudicato poi comunque quando iniziano i team fight. E i team fight giudichi poi direttamente tutta la squadra. Però andare a guardare il posizionamento, il rischio calcolato che ogni AD carry si va a prendere, è decisamente più difficile, però anche più, secondo me, poi più facile alla fine capire quali sono gli AD carry che riescono poi a fare davvero la differenza. Cioè, i Fnatic, se sono arrivati quinti, ma più di metà delle vittorie, quasi tutte le vittorie ottenute, sono state merito di Upset. È stato il giocatore che ha spiccato più di tutti nello Spring Split. Mentre se noi andiamo a prendere G2 Esports, anche se una partita Reckless è un po' sottotono, magari non spicca, ma tanto c'è Mikix, o c'è Caps, o c'è Jankos, o c'è Wunder, cioè uno qualsiasi di loro, quando perdono è perché nessuno, cioè perché tutti hanno giocato male. G2 Esports perdono quando tutti giocano male, perché anche se anche uno solo, anche solo due dei G2 Esports giocano a meraviglia, automaticamente riescono a trascinare gli altri a giocare meglio. Quindi nessuno riesce a giocare male nei G2 Esports, ecco. E proprio dalla chat, infatti, dicevano che, ora non mi ricordo se era Kindred o Fukuru, no, penso che fosse Fukuru, che dice Reckless potrebbe effettivamente soffrire il fatto di non essere più la star indiscussa del proprio team. Potrebbe essere questo un elemento che l'ha fatto scendere di una tacchetta nella tua tier list? No, non penso, perché comunque Reckless è un giocatore, un ragazzo soprattutto, che si sa mettere sempre in discussione. Che non ha mai chiesto di essere, di diventare l'uomo immagine dei Fnatic, e lo dimostra anche il fatto che in realtà non ci ha pensato poi più di tanto nel fare il passaggio, nel passare G2 Esports, perché il suo obiettivo era vincere, non era diventare l'uomo bandiera, non era diventare una bandiera di una squadra, ma era proprio vincere il titolo, tornare a vincere il titolo. Poi, per ironia della sorte, nel super team di G2 Esports in realtà poi alla fine non ce l'ha fatta in questo, nello scorso spring. Sono sicuro che ci riproveranno per il summer, però insomma ne vale, non credo che si faccia condizionare da questo. Semplicemente è sempre stato comunque un giocatore un po' più conservativo, che con gli anni tra l'altro è sempre diventato un giocatore sicuramente più intelligente, che non va a fare la giocata, il rischio non lo prende mai, o se lo prende è perché sa che al 100% quel rischio non è un rischio, ma in realtà diventa appunto una giocata. Oppure gli fanno giocare Gianna direttamente. Esatto. Tra l'altro questo split comunque ha giocato anche Seraphine, per dire. Quindi si è saputo mettere a disposizione della squadra anche lì. Perfetto. Allora, che volevo chiedere, questa considerazione, Francesco, mi fa pensare a un'altra cosa, una domanda che ti butto lì prima di passare alla tier dei support. E quanto c'è quindi di individualismo, tra virgolette, agonistico, ovviamente, dei player? Quanto c'è invece... quanto è invece importante il ruolo corale di un team, no? Abbiamo detto i G2, se Reckless va male, c'è la mid che sostiene, c'è il top, mentre invece magari proprio il passare da Fnatic a G2 è stato per Reckless, dico, una...
come si dice, una dimostrazione di voler fare di se stesso un top player più che del proprio team, un team competitivo. Esatto, anche per dimostrare un po' tutti e due gli aspetti, perché comunque ad esempio Rekkles ha dimostrato, voleva magari dimostrare di essere qualcuno anche fuori dai Fnatic, anche in un'altra organizzazione. Il fatto che il passaggio non l'abbia sconvolto più di tanto, ricordiamoci comunque che Rekkles ha vinto il titolo di MVP dello Spring Split, è stato votato dagli altri giocatori e da tutti i coach dell'LC come il miglior giocatore della stagione regolare dello Spring Split. Ai playoff poi è andata come è andata, ma quello è un altro discorso. Quindi comunque ha dimostrato di essere anche in un'altra squadra, inserito in un'altra squadra di stelle, perché sono tutti fenomeni, sono tutte stelle. Lui continua a essere una stella, a saper brillare di luce propria insieme agli altri. Poi però rimane il fatto che comunque League of Legends è un gioco di squadra, ma molto più di altri. Tu puoi essere un fenomeno, puoi essere chi vuoi, ma se tu sei 10-0, molti lo vedono, molti che giocano lo possono vedere tranquillamente anche in solo queue, puoi essere anche 10-0, 15-0, 20-0, quello che vuoi, ma se il resto del tuo team ha dato vantaggio agli avversari, cioè sta facendo schifo, diciamocelo chiaramente, non sta giocando bene, diciamocelo chiaramente, quando tu ti fiondi contro il team avversario muori e il team avversario vince, c'è poco da fare da questo punto di vista. Sotto questo profilo rimane un gioco di squadra e tale deve essere considerato. Puoi avere le stelle che vuoi, ma se non riesci a farle funzionare tra di loro diventa un problema. Ed è qui che infatti è la mia preoccupazione, ad esempio, per il team dei Vitality, perché i Vitality hanno preso Selfmade, giocatore fortissimo, hanno fatto rientrare Leader, giocatore fortissimo, hanno preso uno degli esordienti migliori dal panorama delle IRL, che è SLT, ok, fortissimo, e Crownshot, che è fortissimo. Ma funzionano insieme questi 5 giocatori o hai preso solo delle figurine? E questa poi è la domanda. E questo ce lo dimostrerà solamente il Summer Split, ovviamente. Non solo, i Vitality sono passati dal non avere una voce all'interno della squadra a prendere Crownshot. Ad averne troppe, split, bravo. Ad averne troppe. Vero, bravissimo. Bravissimo. Cioè, Selfmade e Leader sono comunque due. Cioè, stando anche a quello, a quanto abbiamo visto dai rumor, dalle indiscrezioni uscite, Selfmade è stato fatto fuori dai Fnatic perché è stato quello che prima ha flammato, quindi ha offeso in diversi termini Nemesis dopo la sconfitta dei Fnatic ai mondiali contro i Tess, se l'è presa con il resto della squadra, in particolare con Niski e Upset durante lo Spring Split, quindi una persona comunque abbastanza focosa che non si nasconde dietro frasi di circostanza, ma va contro i propri compagni. Leader è un altro che comunque è conosciuto per un comportamenti un po' focosi, ecco, un po' fuori dalla norma. E Crownshot è un altro che comunque non è che non le cioè che se serve le manda a dire, ecco, non ci mette la faccia in prima persona. Lì quello che secondo me invece dovrebbe prendere davvero le redini del gioco è Lavrov a guidare come leader, sì, della sì, squadra, come leader silenzioso, nel senso che devono iniziare a fidarsi di lui, perché è l'unico che ha, secondo me, ha l'intelligenza strategica per poter guidare gli altri. Gli altri fanno il proprio gioco, ok, ma devono seguire Lavrov. È lui che deve dare le direzioni, devono imparare a fidarsi di lui, perché secondo me è l'unico di cui tutti si possono fidare. Mentre se il leader fa una call, magari allora Selfmade non si fida e non la segue. Stesso discorso può venire al contrario, o può venire con Crownshot. Se invece la call la fa Lavrov, probabilmente di lui si possono fidare tutti quanti, perché non è un loro competitor. Quindi c'è bisogno di un capitano, della fascia di un capitano. Esatto, secondo me sì. Senti, allora, un'altra domanda dalla... Nuovo. Dimmi, scusa Francesco. No, dicevo perché c'è comunque un ragazzino nuovo da istruire, che è SLT. Chiaro. La tocca piano qua, Dogema, ma giustamente... E allora, un'altra domanda da Fuguru, che questa sera ci tiene compagnia, visto che parlavi di Rekkles, che comunque è un giocatore che è sulla scena
è alle altissime scene internazionali da parecchi anni. E una domanda che ci siamo fatti spesso nelle nostre live, nelle nostre interviste, ovvero quando è che si diventa vecchi, tra virgolette ovviamente, per la scena competitiva di League of Legends, e quanto questo possa influire sull'adattarsi dei giocatori ai nuovi meta. Guarda, la risposta è che in realtà ancora non lo sappiamo, perché non dipende infatti tanto dall'età, cioè da un punto di vista di età anagrafica ancora non lo sappiamo, perché sono giocatori in questo momento che hanno anche 24, 25, 26. Jensen dei Liquidi ha 26 anni, ma il contratto gli è stato prolungato a più di 1 milione a stagione per altri 3 anni, quindi fra quando avrà 29 anni ancora perceverà più di 1 milione all'anno. E abbiamo tanti giocatori che veramente che l'età media si sta spostando, si sta alzando, anche perché ovviamente i giocatori con esperienza continuano a giocare. Non è una questione di età anagrafica per essere vecchi, ma riferendomi al fatto che anch'io stesso ho parlato di giocatori vecchi come Nuke Duck, come White Knight, non vecchi appunto per età, ma vecchi per velocità e rapidità di adattamento al meta. È proprio lì la situazione, il focus, perché non dipende da quanti anni hai, ma da quanto tempo ci metti tu per adattarti o riadattarti al meta, ai nuovi pick che ci possono essere, e quante risorse tu stesso vuoi spendere nell'allenarti su nuovi pick, nel metterti anche qui a disposizione della squadra. E in realtà ancora non lo sappiamo, è una cosa che possiamo solo vedere, cioè Nuke Duck si è visto palesemente che fa veramente fatica, anche perché ormai ci sono i ragazzini nuovi, sono terribili, che se Nuke Duck magari vecchio stampo, vecchio stile, magari anche un metodo di apprendimento da autodidatta, perché quando lui è iniziato ovviamente non c'era qualcuno, non c'era tutto un coaching staff intero di 4, 5, 6 persone che ti spiegava e ti istruiva su come imparare un champion. Magari lui impara i champion un po' più come autodidatta e ci mette magari 2-3 settimane per imparare bene un campione, o meglio come giocare un campione competitivo. Magari lui è un ragazzino terribile nuovo, può essere l'Adam, può essere l'SLT di turno, ti ci mette 3-4 giorni per imparare, perché ha un metodo di apprendimento totalmente differente, più adatto, moderno, che gli permette di imparare in meno tempo e di adattarsi in pochissimo tempo al nuovo pick, e non solo al proprio pick, ma come gestire il proprio pick, il proprio campione contro tutti gli altri campioni avversari. Perfetto, perfetto. Non potevo aspettarmi una risposta più esaustiva di questa. E, bene, io direi che possiamo passare alla tier dei support. Qua chiudiamo un attimo questo contesto, però andiamo su uno dei ruoli che a me sta più a cuore, devo dire. E sentiamo la top 5 di Vischio. La top 5 di Vischio. Vischio va di Kaiser in tier S e mette Trembi un gradino sotto, nonostante abbia fatto vedere belle cose, e lo mette allo stesso livello di Miki e, per quanto mi pesi, mi ci metto anche i Lee Sang. Tanto. Mentre no, un pochino sotto la spiego, ma in realtà sono abbastanza d'accordo. Sì, cioè secondo me i Lee Sang ha quel piccolo problema di esagerare particolarmente con le giocate. Esagera anche quando non tocca esagerare, però quando gli riescono sembrano sempre molto belle, quello sì. Questo sicuramente. No, il discorso di Lee Sang è che in realtà ci può stare benissimo in tier A, perché molti si focalizzano solo sugli errori che commette o sulle giocate che appunto che non riescono. Ma in realtà Lee Sang, poi io anche ragionavo in realtà in questi termini, poi confrontandomi anche con altri mi ci hanno fatto ragionare. Io sono sempre uno che accetta ben volentieri consigli o ragionamenti altrui per avere anche altri punti di vista di cui magari qualcuno non si può rendere conto. Ma in realtà Lee Sang, lui soffre tantissimo in lane, e se ci facciamo caso è uno dei support con la minor presenza in termini di tempo
in corsia accanto ad Upset. E, perché è un supporto a cui piace roamare, girare per la mappa, dettare l'aggressività anche nella giungla avversaria, prendere visione in altre zone di mappa che non siano strettamente la corsia inferiore. E aiuta tanto da questo punto di vista, e soprattutto ha un timing, veramente un tempismo quando si tratta di team fight che è fenomenale, che è il migliore insieme a quello di Milix, secondo me. Quindi, cioè, secondo me Lissang sarebbe, considerando solo questo aspetto, un support tier S, ma va a finire in tier A, per qualcuno magari anche in B, proprio perché a volte tira troppo la corda, si fida forse troppo dei compagni, magari a volte pensa che i compagni lo seguiranno a spada tratta, lo seguiranno senza porsi alcun problema, invece poi i compagni in quel momento magari non si fidano subito o non sono reattivi subito, perché Irisang ha anche il vantaggio di vedere prima una giocata, anche in questo in questi termini parlo di tempismo, nel vedere prima la giocata e nel seguirla subito, ma la vede talmente prima e con talmente tanto anticipo, una visione così in anticipo, che in realtà poi i suoi compagni di squadra, almeno quelli che ha attualmente, non riescono a seguirlo, non riescono a stare al passo con lui. Quindi lui sarebbe sicuramente un support più utile alla propria squadra se paradossalmente giocasse leggermente peggio, o comunque non seguisse quelle giocate che lui considera ottime, che sono ottime, ma che non hanno lo stesso tempismo sui suoi compagni di squadra, almeno, ripeto, su quelli attuali che ha. Ed è il motivo per cui magari il vecchio esempio di il team non mi followa. In questo caso sì, esatto, ma perché lui è talmente avanti che magari nella comunicazione in team non hai il tempo. Lui vede una giocata che effettivamente è una giocata ottima se tutto il tuo team ti seguisse, ma è una giocata che devi fare in quell'istante e che non hai quindi il tempo di comunicarlo agli avversari, ai compagni di squadra. Quindi lui entra, va e dice, si fida, mi seguiranno, verranno con me, vengono infatti con lui, ma quell'attimo, molto spesso quell'attimo in più, quell'attimo dopo in più, che ovviamente non gli aiuta e non gli permette poi di poter prendere tutto quello che avrebbero potuto prendere come vantaggio se invece fossero andati tutti nello stesso istante. Detto ciò rimangono Rimangono altri 9, no, lo so. allora, per me in tier S vanno messi Trimby e Migix, e in tier A accanto ad Illisang metterei Kaiser. Questa cosa che iniziano tutti e due con K mi fa male, che non li devi commentare, dai. Come? Meno male che non li devi commentare. No, infatti, perché sennò mi sbaglierei non so quante volte, sinceramente. Poi andiamo a mettere siamo in tier B, se non sbaglio, Limit sicuramente. Andiamo a mettere Limit e Labrov. Labrov è un altro che secondo me è un po' sotto. E mi è piaciuto tantissimo, devo dire, Vander. Vander è sempre stato un support che è un giocatore che secondo me si è saputo riadattare. Anche lui è un vecchio giocatore, ma si è saputo tranquillamente adattare. Per il C a questo punto penso che manchino. In C metterei Denik. E in D vado a mettere Promiscu e Yesitz. Yesitz perché non lo so, già negli ultimi split da giocatore non mostrava di essere un fenomeno, non ha mai mostrato di essere un fenomeno pazzesco. Secondo me era meglio se rimaneva coach e puntavano su un esordiente, che era quello che in realtà lui avrebbe voluto, perché da quello che è spuntato fuori e che è stato ufficialmente, perché l'hanno comunicato gli SK, perché gli Yesitz in realtà avrebbe preferito che gli SK puntassero su un giocatore, su un nuovo giocatore, un esordiente magari preso dalle U-Masters, ma sono stati i giocatori stessi degli SK a volere lui in campo con loro. Si fidano sicuramente della sua esperienza, tantissima esperienza, non lo metto in dubbio, però è anche un altro di quei giocatori che secondo me da giocatore ha dato quello che doveva dare. Lo stesso Triz in realtà ha detto di voler tornare il prima possibile a giocare support, perché comunque lui si vede. Sì, ma anche lui stesso non si spiega bene
questo cambio. Cioè, Triz, secondo me, doveva stare dove ha mostrato di essere un signor giocatore, doveva stare dove stava. Allora prendi un jungler, tra virgolette, nuovo. Ora vado al volo a prendere l'ultimo European Masters. Chi ci stava, giusto per andare a vedere. Tra andiamo direttamente al main event, mi vado a rivedere i roster al volo come jungler. C'era Hades ad esempio, degli UCAM, che è arrivato in finale, ha giocato veramente bene, ha mostrato di essere un signor giocatore. Prestalker, potevi prendere Zlatan dai Misfits magari anche in prestito solamente per questo split. Markun, che ha fatto un signor split con i BTXL. Veramente, cioè, volendo anche Seaboy, il jungler che dei Mexico, quindi di una squadra italiana, secondo me poteva essere ottimo. Cioè, c'erano tante possibilità ottime da poter prendere. Per lo stesso Tax dei Makers, un'altra squadra italiana, c'erano delle possibilità per prendere un giocatore in giungla pronto già per essere a livello dell'LEC. Non si è capito per quale dinamica hanno voluto. Ma può essere, appunto, essendoci stata la volontà dei giocatori, quasi mi viene da pensare all'allenatore in campo, no? La possibilità di avere il coach in cuffie durante il game, oltre all'allenatore fuori. Potrebbe essere una spiegazione? Sì, potrebbe, magari avevano anche loro, magari hanno bisogno, sono resi conto durante lo spettacolo, hanno bisogno di una voce di cui fidarsi ciecamente, che però fosse all'interno del game, all'interno della partita. Praticamente gli SK sono quasi un team totalmente nuovo adesso in questa prima settimana di Spring Split, perché comunque hanno Yesu che torna, che è il nuovo support, Triz che è il nuovo jungler, Yenax che è un altro che in realtà ha switchato ruolo nello split precedente, e Towards che appunto va a sostituire il mid lane titolare Blue, che in questo momento è infortunato. Quindi è come se gli SK Gaming in questo Spring Split si stessero presentando con un team totalmente nuovo, una sorpresa, un team di esordiente. Esatto, Yenax, perché anche lui è Yenax, aveva switchato ruolo, se non sbaglio, proprio lo scorso nello scorso Summer Split, ecco, perché era mid laner lui, si era accordato per giocare in top lane a partire dallo scorso Summer Split. Quindi abbiamo anche la tier list dei support, abbiamo completato quindi quello che può essere un elenco, una classifica dei migliori giocatori di questo Summer Split, e anche quelli da tenere d'occhio, che abbiamo anche individuato anche i possibili outsider. Ma prima di chiudere, io da Deogemo vorrei una prediction finale sulle squadre. Per forza, squadre. Senza fare tier list, senza fare cose, facciamo semplicemente un secondo te chi vince lo split. Chi vince lo split? E ci mettiamo anche chi potrebbe essere la squadra che sorprende. Allora, ti dico le finaliste, che per me saranno Rogue e G2 Esports, perché i Rogue... perché in questo dovrebbe... Aspettate, vi devo interrompere. Perché Kindred Max invece ha fatto la sua di prediction: i G2 vincono il mondiale. L'ha detto adesso. Non è del tutto campata in aria. Cioè, nel senso, non gli si può dire: ah, ma che cosa dici? È una prediction più che plausibile in questo momento, perché il team permette di poter pensare una cosa del genere. E io sono convinto che i G2 Esports arriveranno in finale intanto di LEC e lo vinceranno, mi dispiace per i Rogue, perché non sbagliano due volte. Nello Spring hanno capito quello che non andava, hanno capito che c'erano alcune cose che andavano sistemate, per questo hanno preso Nelson come nuovo strategic coach, che gli aiuterà tantissimo nel smussare gli ultimi angoli rimasti, e riusciranno sicuramente a tornare vincitori, o comunque sicuramente in finale incontreranno i Rogue.
E dico Rogue, non dico Mad Lions, perché secondo me l'Indecision Invitational per i Mad Lions è stato davvero un carico di stress, di stanchezza mentale e fisica anche immancabilmente, che li andrà a penalizzare. Magari li penalizzerà solo nella prima parte di questo Summer Split, ma secondo me arriveranno un po' stanchi a questo, avranno bisogno di qualche settimana di, in un certo senso, di riposo, riposo fra virgolette, di calma mentale per riprendersi, perché è stato veramente un torneo stressante, troppe partite per tutte le squadre, e secondo me questo alla lunga peserà. Se devo questo è un po' lo scotto che paga, sì, che può pagare una squadra che appunto entra, sì, per la prima volta così prepotentemente in competizioni internazionali. Esatto, anche perché quest'anno per l'Europa non abbiamo più quattro squadre che si qualificano al mondiale, ma ne abbiamo solo tre, e sarà una lotta davvero all'ultimo respiro. Chi potrebbe avere qualche chance? Io non posso escludere i Fnatic, ma a questo punto, per lo stesso motivo per cui non escludo i Fnatic, che stanno sicuramente una scommessa, non mi sento di escludere i Vitality. I Vitality potrebbero essere la sorpresa, cioè i Vitality o mi fanno il fallimento totale o diventano davvero la sorpresa e vanno al mondiale. Addirittura, questa è importante però, questa ce la dobbiamo segnare. Questa ce la segniamo. Dischio, ricordaci che poi dovremo ricontattare De Eugemo per verifica. Le fonti vanno verificate. Giustissimo. Quindi mettiamo G2, vincitore dello split, e Vitality come sorpresa. Sì, direi che possiamo andare così, sì. E Astralis ultimo in classifica. Me la gioco, mi gioco la carta Vitality. E dai, sì, se la giocano. Beh, penso con gli Excel. Sì, se la giocano con gli Excel. Se posso dire un'altra cosa, perché ci sto riflettendo ora, la sorpresa in realtà o i Vitality o i Misfits, perché ripeto, l'ultima, l'ho detto anche prima, l'ultima parte di stagione dei Misfits è stata fenomenale. Se avessero avuto un girone d'andata dello stesso livello, li avremmo visti in top 4 sicuro allo Spring, quindi i Misfits potrebbero essere, non dico la sorpresa perché in realtà non dovrebbero più essere una sorpresa, ma potrebbero essere forse al mondiale no, ma se non ci vanno i Vitality, cioè se la sorpresa non sono i Vitality, la sorpresa sono i Misfits. Bene, mentre Fuguru invece punta tutto sui i Mad Lion, devo dire che la chat invece, per quanto riguarda la classifica finale, si è espressa abbastanza diversamente, mentre per le tier erano sempre tutti abbastanza d'accordo con voi. Poi evidentemente quando entra in campo la passione e il tifo cambiano un po' le cose, l'abbiamo visto anche nei commenti di De Eugemo e Bischio, qualcosa è trapelato. Ecco, esatto. Ma invece Francesco, allora, è una domanda che non si dovrebbe mai fare a un reporter, però visto che tanto parliamo di un campionato europeo, tu, cioè, qual è il tuo vincitore ideale? Nel senso che io tifo per i G2 Esports principalmente perché abbiamo il nostro, cioè l'analista italiano, lo conosco, è un ragazzo veramente fantastico, Dimitri Zografos, che è conosciuto come Noodles ovviamente, e quindi in questo momento secondo me un po' tutti gli italiani non possono che tifare per i G2, sia ovviamente per... io sono sempre stato un estimatore di Carlos, non fin dai tempi di quando perdeva contro Xpeke in mid lane, però davvero avere un italiano a quel livello fa sempre piacere e non possiamo che tifare per lui. Infatti così è. Oltretutto abbiamo provato tempo fa, in realtà, se non ricordo male, ad avere Noodles ai nostri microfoni. Chissà che adesso non ci so non che ci è parecchio impegnato fra riuscire adesso sicuramente fa, no, avrà qualcosetta da fare magari dopo, chissà come volentieri. Va Va bene. Allora, abbiamo fatto le nostre prediction, abbiamo segnato le nostre aspettative
per quanto riguarda questo LEC estivo, non ci resta altro che intanto ringraziare ovviamente Francesco Lombardo in alte Deugemo, l'eSport reporter italiano, per essere stato con noi ancora una volta e per averci aiutato, devo dire, molto nel tracciare un percorso in questo LEC. Niente, no, oggi è andata così. LEC che inizierà appunto tra un paio di giorni. Ti volevamo lasciare con un paio di precisazioni. Questa te la faccio io. Per quanto riguarda come le squadre arrivano ai blocchi di partenza, come i giocatori arrivano ai blocchi di partenza, secondo te l'uscita di TBC in Warcraft Classic quanto può incidere? Non te l'aspettavi poco, questa? Dai, credo che Wunder già abbia fatto... No, credo che Wunder abbia già fatto comunque livello 70, abbia già fatto iniziato qualche grade, no, comunque abbia già un po' di equipment e distance, visto che comunque è uscito il 2 giugno, quindi è passata una settimana oggi, una settimana, quindi almeno il 70 l'avrà fatto. Ma la domanda vera l'avrà fatto, è... un po' di equipment. Tu ci stai giocando? No, purtroppo no, non c'ho il tempo purtroppo, io anche perché rigiocare le cose, non sono un fan del rigiocare le cose, soprattutto quando so benissimo, perché è stata la prima espansione, la prima versione a cui giocavo di World of Warcraft, e non rimpiango, cioè bellissima esperienza, fantastico tutto quello lì, però la comodità, tutte le comodità che sono arrivate con le espansioni successive, io non le rimpiango mai, non le voglio togliere, non le voglio eliminare mai. Cioè, immaginare di andare, cioè, no, non si può fare. Cioè, anni per entrare in instance, più che altro perché devi andare alla stone per l'instance. Su Azeroth devi per forza camminare, non puoi usare le cavalcature volanti. Io Francesco sono Mattia, la regia qui dietro. Io mi sono fatto quasi 2 anni di Classic ed è stato meraviglioso. No, ma infatti è una cosa che deve piacere. Su questo, cioè, non dico che è da pazzi, deve piacere. Se ti piace, perché vuoi rivivere. Io invece sinceramente DBC è l'espansione è piaciuta di più per i contenuti, però le comodità che sono arrivate prima sono troppo comodità per perderle e rifarlo, quindi no, grazie. Cioè io per prendere, siccome ero anche avevamo una gilda piccola, ma ero anche capo gilda, o comunque, cioè, facevo parte dello staff della gilda, allora dovevi prendere tutti i novellini, perché per andare a Karazhan prendi i novellini e fargli fare la quest a Shadow Labyrinth, a Zangarmash, a Hellfire Ramparts, a tutte quelle cose che c'era. Una chain quest lunghissima anche all'interno delle instance. Io sono già al 70 e attunato. Come? io sono già al 70 e attunato a Karazhan. Bravo, tra un bravo. Paio di tu... giorni vado. Bravo, tu sei una persona seria, ma ci sono certi livellini che dovevi prenderli e portarli lì, perché sennò non ce l'ho. No, ma figurati se noi in regia non abbiamo persone serie. No, non potevi aspettarti altro. Si è visto. Perché una persona seria, da come gestisce la regia, si è visto subito, quindi indubbiamente è anche preparato su World of Warcraft. E complimenti, io no, non voglio ritornare a quei tempi. È stato bellissimo, ma deve rimanere un ricordo bellissimo. Rimarrà un ricordo, rimarrà sicuramente anche un argomento che vorremmo e potremmo riprendere più avanti. E bene, quindi questa penso che fosse l'ultima mia domanda, anche se in anticipazione ne avevo messe due, ma ovviamente la seconda me la sono scordata. Zefi che fine ha fatto? Chiedono dalla chat. Lo chiedono a me? Credo di sì. Zefi? Kindred, voi che siete più informati ti riferisci, immagino. Non l'avevo vista. Zefi, credo. Non so di chi stia parlando, sinceramente. O è qualcuno che dimentico?
ex coach dei MOBA. Ah, quel no, sinceramente non è la più pallida idea, anche perché MOBA Rogue non ci sono da un po'. E Zefi in realtà credo che forse lo invece l'ho visto bazzicare. Non mi ricordo se l'ho visto bazzicare nel Tormenta, forse comunque nei circuiti minori, non mi sto ricordando. Perché l'ho visto attenzione, in realtà comparire recentemente. Kindred mette in difficoltà l'eSport Reporter, sì. Deugemo, che comunque è lì andare a controllare, a verificare. Vedi, il professionista. Non mi sto ricordando, sai? Vediamo se Fandom ci aiuta da questo punto di vista, non ne sono sicuro, ma... In ogni caso chiediamo a Zefi di palesarsi, se... Esatto. Cioè, se ci sente da qualche parte, raccontarci un po' che fine abbia fatto. Poi che fine ha fatto sembra sempre un'espressione... Qua risulta ritirato. Risulta ritirato, quindi ritirato, anche dal coaching. Però io l'ho visto bazzicare in giro da qualche parte, magari non come coach, ma l'ho visto bazzicare in giro, magari semplicemente per... Comunque rimane all'interno della scena e commenta dall'esterno, magari questo ci sta sicuramente. Va bene, così abbiamo risposto anche in parte a Kindred. Bene ragazzi, quindi direi che è veramente tutto, non ci resta che aspettare... Dopodomani non ci resta che aspettare l'11 giugno per vedere l'inizio del campionato europeo. Noi ovviamente salutiamo e ringraziamo tutti i ragazzi che ci hanno seguito in chat, ci hanno tenuto compagnia, hanno fatto domande. Io saluto e ringrazio ovviamente Francesco Lombardo, in arte Deugemo, il nostro eSport Reporter. Vi ricordo che su atletanews.sport potete trovare un'intervista. Potete trovare anche un'intervista a lui per conoscerlo un po' meglio, seguirne i lavori. Insomma, è un personaggio, tra virgolette, concedimelo Francesco, da tenere d'occhio, e sicuramente lo rivedremo qua con noi. Avremo molto, molto piacere. Scusa un attimo che c'era... Vischio, intervieni al microfono. Vogliamo ricordare anche gli appuntamenti di Francesco, sicuramente, che lo trovate tutti i lunedì mattina sul canale di Beyond PG e tutti i martedì sera alle 21 per tutti gli approfondimenti riguardo all'eSport. Benissimo, benissimo, grazie Andrea, hai fatto benissimo a ricordarlo. Quindi ne approfitto a questo punto anche per ringraziare Andrea Buzzao, il nostro coordinatore sezione eSport, nonché moderatore della nostra chat, e ringraziare chi dall'altra parte degli schermi e delle tastiere fa girare tutto il meccanismo: Mattia Mingione alla regia, Nicolò Masini alla poltrona questa sera, e ringraziare tutti voi che ci avete seguito. Vi ricordo ovviamente di lasciare il follow sul nostro canale Twitch se non l'avete ancora fatto, seguirci sui nostri canali social, Instagram per quanto riguarda atletanews.sport o Atleta League per seguire le novità del nostro torneo. E seguite, leggete e studiate anche tutte le interviste pubblicate su atletanews.sport, interviste di eSport e di sport, e tutti i futuri appuntamenti. Vi do appuntamento quindi appunto a domani per il consueto Atletalk del giovedì. Domani un'altra grandissima vigilia, perché è la vigilia di Euro 2020, il campionato europeo di calcio, quindi passiamo da un campionato europeo all'altro. Io vi saluto e quindi posso con piacere dare il comando a Mattia di chiudere tutto. Grazie ragazzi. Grazie per averci seguito, se ti è piaciuto quello che hai visto lascia un mi piace al video e iscriviti al canale. Seguici anche su Twitch, Instagram e Facebook. I link li trovi in descrizione. Ciao, a presto!